Di ritorno per Panaro che sterza, entra in area dal lato corto di sinistra, poi viene intercettato, ma allontana Valentini, ma la palla schizza buona ancora per il tentativo con il destro da parte di Cecuzzi, che costringe ad un grande intervento Zappalà. Sana con adesso il gioco che cerca di spostarsi sull'Isi, ma c'è l'ottimo intervento di Montesi, poi si va da De Marco, De Marco stoppa a seguire superando Camara, ce l'ha sul destro De Marco che cerca l'angolo lontano con il destro e un palo esterno. Tornato più centrale, pronto a sganciarsi sulla destra, come in questo caso con il servizio per Camilli che può andare da Maurizi. Maurizi avanza, sfonda in area, prova con il destro Maurizi. Il pallone è alto, buona azione, pessima finalizzazione. Campo allargando con l'esterno, Anto Giovanni, vertice basso dalla mediana Molisana, va ad aprire a sinistra. Ecco Iacullo, sovrapposizione, ma preferisce il cross in mezzo per la spizzata pericolosa di Caon. Larga, oltre il palo destro. Ha ricevuto qui Barone. Anzi, Panaro, perdonatemi, non Barone. Iacullo. Anto Giovanni. Anto Giovanni vuole la conclusione. Alza di un soffio sopra la traversa. Cambia gioco l'Isi da Iacullo. Attento Jurgens. Allontana Pellegrini. La palla è precisa per Camilli che la gira al volo con qualità a destra da Maurizi. Maurizi nello spazio che si è aperto proprio Camilli. Camilli con il destro murato da Camara. Ma che bella azione della Tibur. Per Maurizi. Maurizi una deviazione a favorire adesso Camilli. Camilli se la porta verso il fondo. Arriva il cross dal lato opposto in sforbiciata De Marco. Con i tempi giusti. Impatto però non perfetto. E allora pallone alto. Regolarmente la gamba Maurizi sul secondo palo, il servizio per De Marco, perfetto di Santarelli, stop buono di De Marco che se la porta sul fondo, va in mezzo Camilli di testa, traiettoria che si alza sopra la traversa, nessun problema per Cerroni. Panaioli gira su se stesso evitando la pressione di Cecuzzi, poi va in verticale la sponda di Cruzzi, il pallone in area per Maurizi che deve lasciarla lì perché è fuori gioco, pallone rimesso in mezzo e parata di Cerroni che la mette in calcio d'angolo, gioca bene la Tibur. Dunque, Vasto Giardi che è tornato a farsi vedere in una seconda frazione che sembrava di marca Tiburtina. Qui Camara se la fa scippare l'apertura per De Marco. De Marco! Appena dentro l'area scarica il destro, ma il pallone si impenna. Sotto di Emma. Poi di testa a rimandare in avanti un difensore del Vasto Giardi. Panaioli è riuscito ad allargare. Gioca la Tibur, ancora Panaioli. Con il destro dalla distanza Panaioli! Con due mani Cerroni la alza sopra la traversa. Arbitro, da uno sguardo al cronometro, ma c'è ancora tempo. Pallone verso l'area, non arriva la spizzata, ma il pallone è buono per De Marco. Dal limite De Marco con il sinistro! Si supera Cerroni e la mette in calcio d'angolo. Marco con il destro, il calcio d'angolo rientrare, spizzata di testa doppia. E su questa azione termina Tivoli, Vasto Girardi, sul risultato di 0-0.